Ciao, benvenuto in questo nuovo video. Io sono Michele Clementi e ti voglio parlare delle recessioni. Però mi raccomando, ascolta il video sino alla fine perché non vorrei che tu fraintendessi quello che ti sto per dire. Questa è la storia della borsa di Wall Street. Come puoi vedere, ci sono state tante crisi. Quelle in rosso sono le crisi, ognuna ha un suo nome. Chissà come chiameremo questa, probabilmente la crisi dell'inflazione. Ma l'abbiamo già usato negli anni 70, probabilmente la crisi della guerra ucraina, russa-ucraina, non lo so, lo scopriremo solo vivendo. In ogni caso, una cosa che puoi notare è che tutte le crisi prima o poi finiscono. Come mi disse mio nonno quando nel 2000 affrontai la mia prima crisi sui mercati finanziari, con molta semplicità mi raccontò che lui aveva visto il 29. Aveva visto la seconda guerra mondiale e tutte le crisi dal dopoguerra sino a quel momento e mi disse: tranquillo, prima o poi finiscono. Tutte le crisi finiscono. Quindi io posso raccontarti questo: che le crisi hanno motivi diversi, nomi diversi, hanno durata diversa. In alcuni casi durano pochi mesi, in altri casi possono durare degli anni. Ma che cos'è che hanno in comune? Che finiscono. Tutte le crisi finiscono. Questo è quello che devi mettere bene in testa quando sentirai della prossima crisi e qualcuno scriverà che il mondo starà per finire. Ma finché noi faremo dei consumi, finché noi consumeremo dei beni primari, le crisi passeranno, perché ci saranno aziende che appunto venderanno quei beni. Quindi il mondo non può finire. In pratica il messaggio che ti voglio dare è questo, cioè dovresti iniziare a interpretare in maniera diversa tutte le notizie che ti vengono date quando i mercati stanno per crollare. In particolare, quando perde il 20%, devi iniziare a considerarlo in questa maniera. È un po' come quando ci sono gli sconti nella realtà e corri a comprare. Quando invece ci sono gli sconti in borsa, molto probabilmente corri a vendere spaventato perché sei convinto che il mondo stia per finire. Dovresti iniziare a valutare i giornali quando usciranno con notizie negative in questa maniera. Che un crollo in borsa del 20% è un'opportunità, ma aspetta a comprare tutto quando c'è un ribasso del 20%. Ti voglio raccontare un'altra storia. In questa tabella di Charlie Bilello ci sono tutte quante le retrocessioni, ovviamente sono espresse in dollari, quindi dovresti fare un calcolo per noi europei se il dollaro è stato a vantaggio o a svantaggio nel cambio, ma lasciamo stare. Queste sono tutte le crisi. Come puoi vedere, quelle diciamo che definiscono un bear market, cioè quelle crisi che hanno superato il 20%. Io dico sempre il 20% si compra, ma ovviamente non sto dicendo che col 20% di ribasso si deve vendere la casa per comprare. Un po' di liquidità ci vuole sempre. Ti faccio entrare in questo ragionamento. Sicuramente il meno 20 è quello più probabile, meno 15, meno 20 sono quelli più probabili. Certo, aspettare un meno 30 è un po' più difficile, un meno 40 ancora di più, un meno 50 ancora di più. Perché? Perché di meno 50, se vuoi vedere, dal dopoguerra ad oggi ce ne sono stati solamente 3. Quindi se tu aspettassi tutte le volte un meno 50 per comprare, beh, probabilmente staresti fuori dal mercato talmente tanto tempo che anche se si verificasse quel meno 50, sicuramente non è un'opportunità considerando quante opportunità hai perso negli anni precedenti. Ma perché è sempre un'opportunità? Proviamo ad andare a vedere. Se perdi un 20%, a ritornare sui massimi, e hai visto, il mercato torna sempre sui massimi, sarà questione di anni, ma torna sempre sui massimi, ci vuole un rialzo del 25%. Sicuramente se c'è una perdita dal 30%, beh, ci vuole un 43% per tornare sui massimi. Un 40%, un 67%, un 50%, un 100%, addirittura un 60%, un 150%. Poi è normale, vediamo il 2008 che fece un meno 58%. Ovviamente non compri mai il giorno dei minimi, praticamente impossibile. Potresti comprare un po' prima e quindi magari entrare a rate, quindi iniziare ad accumulare durante i ribassi, oppure aspettare delle conferme nel momento in cui il mercato dovesse ripartire e quindi magari vedere o degli aspetti tecnici, dei segnali tecnici, oppure aspettare che ci siano effettivamente dei miglioramenti dell'economia. Perché? Perché magari, come nel 29, il mercato potrebbe perdere anche oltre l'80%.
Io dico che lo vedo molto improbabile che un intero indice ad oggi possa andare a perdere oltre l'80%, però tutto è possibile in finanza, quindi non posso dire non capiterà. Però in ogni caso, se anche tu avessi comprato su un meno 50 o un meno 40 nel ribasso del 29, nel tempo avresti comunque avuto dei vantaggi. Come si vede qui, se anche tu non avessi comprato esattamente sul fondo, ma anche un po' prima, avresti recuperato in fretta, perché generalmente poi il mercato riparte sempre molto in fretta, quindi è sempre difficile prendere i minimi. Si cerca in definitiva di comprare un ribasso matematico, quindi una certa percentuale, che sia da un meno 20, un meno 30, un meno 40, e questo non lo sappiamo, e questo è il punto di cui ti voglio parlare. Qual è il momento migliore per andare a comprare? Beh, lasciamo adesso da parte un attimo le considerazioni matematiche, quindi che dal meno 20 in poi è sempre un'opportunità andare a comprare. Ma guardiamo meglio questa tabella. Concentriamoci su questo, la lunghezza delle recessioni. Molti di quei ribassi sono stati fatti in assenza di recessione. Come si può vedere, oggi ancora non siamo in recessione. Come non lo siamo ancora stati nel 2018, come non lo siamo stati nel 2011, delle crisi sì, dei debiti piuttosto che una avvisaglia nel 2018 di quella che poi è stata la crisi obbligazionaria. Se possiamo andare a vedere anche quella nel 98 è stata una crisi quella della Russia e potrei andare avanti. Ma quando è che abbiamo una certezza, non dico matematica, ma possiamo più essere avvezzi al rischio quando siamo in recessione? Perché? Perché le recessioni finiscono. Quindi è probabile che quando tu ancora non è stata dichiarata la recessione, il mercato possa ancora scendere. Perché? Perché potrebbe andare in recessione, si potrebbe riprendere o andare in recessione. Mentre invece quando è dichiarata la recessione, beh, che cosa succede? Che le banche centrali in quel momento iniziano ad operarsi per uscire dalla recessione. Quindi nel momento in cui entriamo in una recessione, le banche centrali andranno ad aiutarci perché il loro obiettivo è quello della crescita economica e la piena occupazione e ovviamente combattere l'inflazione. Ma quando manca la crescita economica, come ti ho fatto vedere tante volte in altri video, l'inflazione cala. Per quale motivo? Semplicemente perché non c'è domanda e quindi le imprese per andare incontro alla domanda abbassano il prezzo. Essendoci una recessione, ci sono meno consumi e se c'è meno consumi c'è meno domanda e quindi le imprese devono abbassare i prezzi e quindi l'inflazione cala. In quel momento per le banche centrali diventa il primo obiettivo la crescita e la piena occupazione, perché in recessione si crea disoccupazione, iniziano a esserci i licenziamenti perché le imprese non vanno bene. In questo senso quindi dobbiamo chiederci: ma quando è che c'è la recessione? A riguardo ho fatto diversi video che te li metto in coda, dove ti spiego appunto le recessioni. Ma andiamo a vedere una cosa. Quindi noi potremmo essere in espansione nel ciclo economico, in rallentamento, passare recessione e come abbiamo visto tutte le recessioni finiscono con la ripresa. Il problema del primo meno 20 è che potremmo essere in rallentamento. Potrebbe finire così e ricominciare a crescere e quindi ritornare in espansione, oppure peggiorare e andare in recessione. Quando abbiamo il primo meno 20, non bisogna mai valutare l'all-in, cioè compro tutto perché ho fatto meno 20. Per quale motivo? Perché ancora non ho la certezza che nel ciclo economico non abbiamo raggiunto ancora il fondo. Quindi solamente quando abbiamo la recessione abbiamo la sicurezza di passare dalla recessione alla ripresa. Per cui è quello il migliore momento, quando siamo in recessione. La recessione è un'opportunità. Ovviamente non so quanto durerà, ma so con certezza che le banche centrali la faranno finire. Quando invece siamo in rallentamento, è probabile che proprio la politica monetaria delle banche centrali, che magari stanno combattendo l'inflazione o non stanno facendo abbastanza per la crescita, aiutino ad andare l'economia lentamente verso un rallentamento sempre più forte sino alla recessione. Quindi, andando a vedere nello specifico, ti faccio vedere un po' di casi. Ecco, qui ci sono io davanti alla foto, ma tanto te le faccio vedere. Questa è la prima recessione. Queste barre sono quando è stata dichiarata l'inizio della recessione e quando è stata dichiarata la fine. Te le faccio vedere abbastanza veloce tutte quante. Sono in tutto 11 le recessioni che ci sono state dal dopoguerra ad oggi, quindi non abbiamo una base statistica molto forte.
Qui non ti ho messo la recessione del 2020 con il Covid, ma diciamo che è stata una recessione abbastanza tipica, è durata solo 2 mesi, interventi molto massicci. E anche perché se te l'avessi messa sembrava che mancava solamente un tassello per riempire la pagina, e quindi magari avrei anche portato sfortuna per un'eventuale recessione per il prossimo anno, come in molti stanno appunto annunciando, aspettandola o comunque preannunciando. Come si può vedere, i mercati scendono sempre in anticipo perché abbiamo delle aspettative già di rallentamento, quindi già i mercati azionari iniziano a scendere. A parte il 1980, che è stata una, diciamo, recessione atipica, però è anche vera una cosa, che il 1980 aveva sì un ciclo inflattivo in corso, ma eravamo verso la fine, per cui diciamo che non si può assomigliare molto a quella attuale o probabilmente a quella attuale. Come si può vedere, quindi inizia a scendere prima, questo io ho fatto iniziare il grafico proprio dai massimi della borsa, inizia a scendere prima e poi piano piano tocca il culmine durante la recessione, e durante la recessione i mercati iniziano a salire. Ancora non c'è stata la ripresa, ma come puoi vedere, e questo è così per tutti, i mercati iniziano a salire quando siamo in piena recessione. Per quale motivo? Perché i ben informati oppure i coraggiosi iniziano a comprare. I coraggiosi iniziano a comprare durante la recessione. Quindi, se mai ti venisse detto che siamo in recessione, poi magari in un altro video ti faccio vedere anche le statistiche di quando sarebbe meglio, quanto devi aspettare, anche se poi, come ti ho detto, sono solamente 11 le recessioni, per cui non c'è ancora una, diciamo, robustezza statistica del dato. Però, diciamo, anche visivamente lo puoi vedere. Quindi ti conviene aspettare un po' dall'annuncio della recessione e poi iniziare ad accumulare. Ti conviene quindi iniziare ad accumulare nel momento in cui il dato della recessione è un dato di fatto. Per cui magari compri troppo presto, va bene, ma come puoi vedere, poi quando il mercato riparte, riparte sempre molto forte. Quindi anche se dovessi perdere, e poi magari dal 30 si va a perdere il 40, dovrai soffrire un altro po', ma poi quando il mercato ripartirà, recupererai molto in fretta quella perdita che avevi avuto. Si potrebbe dire che a distanza di un anno dal momento in cui siamo in recessione, il mercato è sempre dei valori più alti. Quindi questo cosa vuol dire? Bisogna sempre avere un orizzonte temporale lungo nell'investimento azionario, però durante la recessione è l'unico momento in cui ipoteticamente potresti andare a ridurre il tuo orizzonte temporale. Perché? Perché statisticamente, da quando sono passati alcuni mesi dall'inizio della recessione, è quasi la certezza matematica di andare a guadagnare a distanza di 2 anni da quell'investimento fatto durante il periodo recessivo. Grazie all'attenzione, se il video ti è piaciuto metti un like, è l'unica cosa che ti chiedo, e se sei nuovo del mio canale iscriviti, così sarai aggiornato ai prossimi video che vado a pubblicare settimanalmente su argomenti vari legati alla finanza. Ciao!